Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Continuiamo a parlare delle abilità nuove dei bankai che ci sono stati mostrati all'interno della seconda stagione della sanguinosa guerra dei mille anni. E oggi è proprio il turno di Renji Abarai, un personaggio che per molto tempo ci aveva un po' deluso in termini di battaglia e di abilità in generale. E questo era dovuto un po' anche alla sua sfiga legata alla gestione di Kubo del personaggio, perché ha sempre combattuto con personaggi più forti di lui, vedi Ichigo, Byakuya, Yami rilasciato, Zai la Porro, e quindi aveva vinto le sue battaglie poche volte rispetto ad altri personaggi importanti come lui. E forse nel fandom non era mai piaciuto molto il suo Bankai acerbo, no? Sbloccato per la prima volta nella saga della Soul Society. Finalmente, però, dopo tanto tempo, Kubo ha dato gloria a questo importante personaggio e insieme a Rukia, nell'allenamento con Ichibei e Yosube, è riuscito a scoprire il vero nome della sua Zabkto e a sbloccare un nuovo Bankai. E attualmente, ragazzi, Renji è uno degli Shinigami più forti nel Gotei 13, sicuramente uno dei tenenti più forti insieme a Rukia, ma è degno di essere anche catalogato come uno dei capitani di media-alta qualità combattiva. Se ci pensate, infatti, la gestione della battaglia contro Maskulin è stata anche forse in correlazione al potere nuovo di Renji, nel senso che Kubo ci ha fatto vedere due Vizard sconfitti da quell'avversario proprio per farci comprendere il vero potere di Renji, la sua evoluzione che ha fatto un salto di qualità incredibile. Ma prima di parlare della sua nuova Zabkto, facciamo un piccolo excursus anche delle abilità della Zabkto passata di Renji Abarai. Ovviamente ci concentreremo esclusivamente su Zabimaru, dato che Renji non ha abilità di Kido particolari, no? Zabimaru, ragazzi, di base è una Zabkto di tipo Zanjutsu, tipica dell'undicesima compagnia, in cui tra l'altro Renji ha anche militato. È una Zabkto dello stesso tipo di Zangetsu, per capirci. E tra l'altro, beh, ragazzi, Zabimaru è una Zabkto iconica, è la prima che vediamo attivare il suo Shikai, quindi comunque ha un suo peso all'interno della storia, ci ricordiamo come se fosse oggi veramente Ulula Zabimaru, uno dei comandi più famosi e tra l'altro uno dei primi rivali di Zangetsu, se ci pensate. Non è stato facile per un Ichigo ancora immaturo affrontare Renji in quei due match all'inizio della storia. Anche perché lo Shikai di Renji è particolare, è una sorta di frusta dotata di zanne che recidono la carne, che si allunga e si accorcia e per quanto sia particolare, lo stesso Renji ammette che è uno dei Shikai più difficili da utilizzare all'interno dei tenenti della Soul Society, non ha mai avuto, no, una potenza distruttiva esagerata se comparata magari con altri Zabkto. Però magari ricordiamo qualche tecnica interessante come l'Iga Zecco che utilizzò contro Aizen, in cui i segmenti si separavano e attaccavano da ogni direzione. Ovviamente un utilizzo inutile in quanto contro il sommo Aizen non si poteva fare nulla in quella circostanza. Ovviamente non possiamo che parlare anche dell'Ikkyu Zabimaru, il Bankai acerbo che vediamo utilizzare per la prima volta da Renji contro Byakuya nella saga della Soul Society, un Bankai come ho detto prima molto discusso perché vediamo questa Zabkto gigantesca a forma di serpente che ovviamente era molto scomoda da utilizzare, no? Soprattutto contro avversari veloci che combattevano anche con tecniche a lungo raggio. Certo, c'è una caratteristica di Ikkyu Zabimaru che la rende anche utile, ovvero che rispetto ad altri Bankai può rompersi perché essendo composta da tanti segmenti comunque i danni che rega il Bankai non sono molto elevati, no? E quindi questo era sicuramente un punto di forza di quel Bankai, ma oggettivamente ragazzi sconfigge un solo avversario che era il fratello di Zai e la Porro nella prima invasione degli Arrancar di Grimmjow a Karakura, quindi Renji non è mai stato molto incisivo con questa Zabkto e con questo Bankai ancora molto acerbo. Inoltre ci ricordiamo che il serpente, le zanne, il mantello da scimmia che caratterizzavano il Bankai di Renji rispecchiano molto lo spirito della Zabkto di Zabimaru stessa. Infatti ci ricordiamo che canonicamente è uno dei pochi spiriti di Zabkto che vediamo attivamente nella storia, nella saga della Soul Society, questo babbuino con la coda da serpente. Ora, come ho detto prima, finalmente abbiamo scoperto il vero nome di Zabimaru e soprattutto la vera forma del Bankai di Renji. E ciò ha ovviamente ampliato non soltanto il potere della Zabkto, ma anche il potere stesso di Renji come personaggio. Adesso ha un Reiatsu elevatissimo, ci troviamo in un livello capitano
praticamente molto forte, ma ragazzi, la puntata che per quanto a me non faccia impazzire il nemico è stata molto bella. Cioè, ovviamente vedere Renji, un personaggio a cui noi siamo comunque affezionati, diventare così forte con questa abilità molto bella e potente anche a livello estetico, vi parlo, è stato molto emozionante. E infatti iniziamo ad analizzare questo Bankai. Il vero nome rivelato da Ichibei a Renji è Sozabimaru. E abbiamo un ridimensionamento molto più efficace del Bankai stesso. Infatti Renji ha Liyue, che sarebbe il braccio da scimmia, da gorilla, sulla parte sinistra del suo corpo, che ha una forza fisica incredibile, riesce a spezzare le ossa e i muscoli mascolini soltanto con una stretta. E tra l'altro la parte destra è quella del serpente, Orocho, ed è molto interessante perché vediamo il teschio del Bankai precedente direttamente sul braccio destro di Renji, questa pelliccia rossa e una lama che viene impugnata ovviamente dalla mano di Renji. Ecco, già questa postazione visiva del Bankai è molto più efficace perché in un certo senso con la sinistra, con il braccio da gorilla, Renji difende e spezza ovviamente l'avversario bloccandolo in una morsa, mentre con il braccio destro lui attacca con la lama. Ok, quindi è veramente interessante questa combinazione, no? Di tratti da scimmia e da serpente che ovviamente racchiudono lo spirito della Zanpakutō stessa. Inoltre ci sono delle tecniche e delle abilità molto molto forti. Partiamo dal presupposto che già nel Bankai passato c'erano tecniche come ad esempio lo Zagateppo, che erano questi cannoni di Reiatsu, oppure l'Higazekko, che era potenziato nel Bankai. Però qui, ragazzi, c'è un combattimento corpo a corpo che viene privilegiato, non sono attacchi a distanza anche molto lenti. Qui Renji è potentissimo, ma anche in termini di forza fisica di Renji lo vediamo molto più forte, subisce pochi danni anche da attacchi presi in pieno corpo, e questo ha senso perché quando uno Shinigami riesce a padroneggiare un Bankai più completo, anche il suo corpo, il suo Reiatsu aumenta di efficacia, questo è chiaro. E ragazzi, sono certo che la scena più bella è la parte finale dello scontro in cui Renji ci mostra questa abilità nuova che è veramente sensazionale. Sto parlando dello Zagateppo, una tecnica che permette ad Orocho, ovvero il braccio destro in cui utilizza la coda da serpente ossea, di cambiare la forma della lama stessa e modificarla, che va andando a ricordare anche un po' lo Shikai con queste lame seghettate sotto la spada principale. Attacca l'avversario, lo trafigge e gira il braccio come una chiave. In questo momento vediamo delle mascelle, delle fauci da serpente che si chiudono sull'avversario, creando un'esplosione di Reiatsu che carbonizza letteralmente Masculin. Io quella scena l'ho amata per due motivi. Il primo è che ovviamente la tecnica mi è piaciuta davvero molto. Il secondo è che odio Masculin, odio quel personaggio, quindi ho goduto tantissimo a vederlo ridotto in cenere. E quindi il nostro caro Renji, ragazzi, finalmente ha acquisito un potere assurdo ed è probabile che, legato al discorso di Byakuya, che in teoria doveva morire nello scontro con Asnot, è probabile quindi che Kubo aveva intenzione di rendere Renji il prossimo capitano della sesta brigata e quindi lo ha reso forte come un capitano di alto livello? È probabile che sia così? Non lo so, era soltanto una mia ipotesi, una mia considerazione. Quindi ragazzi, Renji finalmente ha acquisito la gloria che si meritava, lo vedremo in azione anche nelle prossime stagioni, magari anche con delle scene ampliate, perché no, io ci spero sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente era un video molto breve in cui analizziamo, mi piace parlare di queste nuove tecniche, di queste nuove abilità, soprattutto di personaggi interessanti e famosi come Renji, Rukia e via dicendo. Quindi, come sempre, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, se vi è piaciuto il Bankai di Renji e se vi aspettate in futuro anche altre scene inedite che lo riguardano in battaglia. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo appuntamento di Soul Society Italia. Ciao!